Grazie anzitutto dell'invito, grazie a tutti i convenuti per essere qui. Entro subito nel merito della questione. Io credo, per andare dritti al punto, che sia importante affrontare lo studio di discipline esplicitamente inutili come la filosofia, proprio in ragione del fatto che ciò ci permette di mettere in discussione l'assioma, oggi dominante, secondo il quale solo ciò che è utile merita di essere studiato, valorizzato e intrapreso. Il nostro è il tempo, del quale un importante poeta e filosofo, Schiller, disse le seguenti parole: l'utile è l'idolo del nostro tempo, a cui tutto deve sottomettersi. Ecco, in effetti credo che questa definizione, pronunziata da Schiller, nel 1794, sia a maggior ragione valida oggi nel tempo in cui effettivamente l'utile, l'algido criterio del Tod des, si erge a unica norma di riferimento, unico parametro di senso. Ecco perché così spesso ci sentiamo formulare, anche da parte degli studenti, la domanda di per sé del tutto irragionevole che possiamo così formulare: che senso ha iscriversi a filosofia all'università? Qual è l'utilità della filosofia? Che posto di lavoro posso trovare dopo aver compiuto studi culturali classici? Si tratta di domande che sono letteralmente non neutre, sono domande che incorporano in se stesse lo spirito del nostro tempo e che non sarebbero state assolutamente ragionevoli ai tempi, ad esempio, di Platone o di Aristotele. In fondo, chi si sarebbe mai sognato di iscriversi all'Accademia Platonico, al liceo aristotelico, con l'obiettivo conclamato di trovare un posto di lavoro dopo o di mettere a frutto un utile immediato? Ma ancora nell'Ottocento, John Stuart Mill, filosofo, autore di un saggio importante sulla libertà, quando divenne rettore, pronunziò un discorso molto importante in cui diceva testualmente ai suoi studenti che l'università è inutile, letteralmente, non risponde al criterio dell'utile. L'obiettivo degli studi classici universitari e liceali è quello di formare esseri umani, è quello di intraprendere un percorso di autoscolpimento formativo, se vogliamo dire così. O per usare un'immagine molto bella che trovate nell'Ennea di Diplotino, l'obiettivo è di scolpire la propria statua interiore. Tutto il contrario, dunque, dell'utilità immediata di chi spera, iscrivendosi a facoltà umanistico-letterarie, di trovare un posto di lavoro o di mettere a frutto l'utilità immediata. Ecco dunque, in prima approssimazione, voglio sostenere apertamente che studiare le cose classiche, le res umanistiche, serve anzitutto a mettere in discussione l'assioma oggi dominante per cui solo ciò che è utile è degno di essere perseguito. Secondo l'oggi in voga equazione tra l'utile e la verità, o se preferite, secondo l'oggi in voga, riduzione di tutti i valori al solo valore di scambio. Il nostro è il tempo in cui effettivamente tutti i valori vengono sacrificati sull'altare del valore di scambio e dell'utile. Occorre, credo, ripartire dagli studi classici umanistici per mettere in discussione questo assioma e quindi per acquisire coscienza critica di sé e del proprio posizionamento nel mondo. Dico questo aspetto perché mi pare importantissimo ragionare di questi temi. Il compito della cultura, in fondo, non solo di quella classica, consiste nell'acquisizione di coscienza di sé, del proprio radicamento storico, della propria posizione nel mondo storico presente e delle proprie prospettive future. Questo è il compito fondamentale della cultura: formare coscienza critica, consapevolezza e quindi permettere l'apertura dell'individuo e della società verso una progettualità centrata sul radicamento storico, sulla provenienza storica che ci lega alla tradizione, ma ci lega alla tradizione non in forma, diciamo così, coattiva, privandoci di apertura al futuro. Il radicamento nella tradizione è il luogo a partire dal quale possiamo aprirci alla prospettiva futura.